No, ma di prima. Ma a parte che è davvero come il TARDIS e sta navicella, è più grande all'interno. Scappa Aldo, aiuta Aldo a percorrere. No, ti prego, una zona di corsa. Lo posso aggiustare? Cosa devi aggiustare? Ma lascia perdere. Allora, figurina, ecco qua, oh, missili. Ragazzi. Allora, ok, qua è un attimo da capire la profondità. È un attimo da capire la profondità del, dei salti. Quindi i missili dobbiamo anche razionalizzarli. Vorrei sapere dove sono altre figurine. Eccone una. Ehi, sì, come avrei dovuto fare? Come cavolo avrei dovuto fare a... ad aprire due porte senza neanche sapere che... che avevo due bottoni. Ma ti prego. Boh, vabbè. Le cose che mi sorprendono sempre di ste cose è che sono rivolte sempre a dei bambini, ma ti mettono a volte dei picchi di difficoltà stupidissimi. Aia. Allora, aspetta. Perfetto, uno e due. Cioè io adesso, se non sapevo che avevo due bottoni, come prima sarei andato... Aia. Sarei andato dritto. Più che altro è che ogni morte ci fa ricominciare da capo. Terribile. Dicevo, sarei andato... La profondità dei salti però è terribile. Perfetto. Meno male che abbiamo già recuperato abbastanza energia. Allora, io continuo a saltare quando devo saltare all'ultimo. Mi arrendo. Mi arrendo. Questo livello è il peggiore ad ora. Cioè, nel senso, di questi qua nella navicella, intendo. Il peggiore è stato quello del... di giocare a baseball. Non c'è dubbio. Devi proprio saltare a pelo delle cose elettriche. Non puoi prendere l'ultimo oggetto perché sicuro vai a sbattere contro la cassa. Ecco, fatto. Ecco, e ciao. Questo non l'avrei evitato mai. Perfetto. Perfetto. Grazie. Di qua. Resta di qua. Maledizione. Ecco fatto. Allora, ok, più o meno adesso me la sto cavando, ma perché posso immaginare quello che mi aspetta dopo aver visto i pezzi che ho dovuto rifare fino ad ora. Ok, ti prego. Oh, maledizione. Questo... Ok, questo è stato stronzo. Non lo voglio negare.